Buonasera. È un dato oggettivo, in questi ultimi tempi, in particolare, a partire dagli avvenimenti riferibili alle azioni del movimento NoTav e ai pubblici interventi di alcuni intellettuali di sostegno a quel movimento, alle lotte di quel movimento, mi riferisco per esempio a Gianni Vattimo o a Henry De Luca, si sono moltiplicate le denunce, i processi penali, le misure amministrative contro alcuni militanti dei movimenti che operano nel territorio a difesa dell'ambiente, della salute, o per la casa, o contro la precarietà, o contro la cancellazione dei diritti di chi lavora. Ecco, questo fenomeno complessivo nasce per caso oppure è collegabile a qualcosa di più o meno correttamente definibile? E io credo che si possa dire con ragionevole certezza che è in atto una crescita di un movimento di lotta, certo ancora disarticolato, episodico, spesso legato a specifiche limitate vicende, un movimento, un insieme di movimenti che si muove dentro le crescenti contraddizioni prodotte contemporaneamente dalla crisi, i cui dati conosciamo tutti, ci vengono ricordati continuamente, ma anche dalle risposte che nel nostro paese vengono date alla crisi. Non mi voglio soffermare nemmeno su queste risposte, rimando all'analisi che ciascuno di noi può fare delle scelte complessive dei governi degli ultimi tempi, alla situazione che si traduce non soltanto sul fronte del diritto del lavoro, ma complessivamente in un arretramento dei diritti. Un arretramento dei diritti che poi cade in un quadro di povertà crescente. La cosiddetta povertà assoluta, per dare un dato, quella che cioè impedisce di condurre una vita dignitosa, vede protagonisti nel nostro paese oggi come oggi circa 6 milioni di persone, laddove solo 3-4 anni fa erano 4 milioni, i dati della disoccupazione li conoscete. Questo è il quadro complessivo, istituzionale e politico della risposta che viene data oggi alla crisi. E di qui, mi pare di poter dire, di qui derivano inevitabilmente forme varie di conflitti sociali. Accanto agli scioperi ci sono i cortei, a volte autorizzati, a volte no, le occupazioni di binari e di autostrade, le occupazioni di aziende che stanno per chiudere, la costituzione di presidi in relazione a tutta una serie di bisogni come quelli contro gli sfratti o a esigenze di autotutela, della salute del territorio, come nel caso dell'esperienza NoTav, un'esperienza che merita davvero di essere studiata da vicino sotto vari aspetti, anche per quanto riguarda l'idea che di democrazia effettiva viene contrapposta in quell'area rispetto a quelli che sono oggi gli interventi e le scelte dello Stato. Ecco, rispetto a questo la reazione statuale indubbiamente si è andata facendo sempre più dura. È innegabile che il clima complessivo nel Paese, sia quello che emerge al di là delle vicende specifiche processuali, sia in generale per quello che riguarda gli atteggiamenti del potere politico ed economico nei confronti del disagio sociale, nei confronti dell'arretramento dei diritti, ebbene il clima complessivo è quello che è stato descritto, a me pare correttamente, in un documento elaborato e diffuso qui a Padova fra alcuni dei soggetti che hanno organizzato l'incontro di questa sera. Ed ecco allora in prima fila la repressione penale, a volte con interventi più o meno gravi, più o meno appropriati. Sono state ricordate qui, non ci ritorno, le questioni del concorso di persone, ogni volta una questione antica che più volte, come devo dire, una regolare Corte di Cassazione poi ha messo in ordine, ma inutilmente, perché ogni tanto qualcuno ci ricasca, qualche giudice di merito o qualche procura della Repubblica ci ricasca, come quella dell'aggravante del terrorismo che è stata usata non solo a Torino in maniera strana, stravagante, anche se poi una Corte di Cassazione ha messo ordine dicendo no signore, questa non la puoi applicare, e così via.
E mi ha colpito, per fare un esempio vicino a noi, un recente processo penale padovano per i soliti reati che ricorrono in casi di questo genere, nei casi di movimenti e di dimostrazione di carattere sociale rivendicativo, di strada. I reati, cioè, mi riferisco allo sciopero contro l'austerità del 14 novembre 2012, i reati che sono i soliti, che capitano più o meno in tante situazioni: l'interruzione di pubblico servizio, la resistenza o la violenza pubblico ufficiale, la manifestazione non autorizzata, le lesioni, cose di questo genere, cose conosciute. Ebbene, il Tribunale di Padova lo scorso 5 marzo ha condannato 9 imputati complessivamente a 8 anni e 45 giorni di reclusione. Quando si conosceranno le motivazioni della sentenza, la si potrà discutere in maniera più approfondita, vedrà la difesa degli imputati quali saranno eventualmente dei motivi che potranno essere fatti valere in un giudizio d'appello. Intanto però, rimanendo all'oggettività delle informazioni, se le informazioni che ho sono corrette, va rilevato che il pubblico ministero aveva chiesto condanne per complessivi 27 anni, cioè 3 volte tanto le pene che sono state poi erogate dal giudice. Una differenza enorme, come è evidente. E come la si spiega? Vedete, sappiamo tutti che in realtà fra le domande del pubblico ministero e le decisioni del giudice molte volte vi sono delle diversità. Ma di fronte a una differenza del genere, con riferimento a quei fatti che sono stati esaminati nel processo, viene istintivo pensare a una forte intenzione di frenare espressioni del dissenso sociale che escono dagli schemi tradizionali, da quelli che sono gli schemi più o meno consueti, più o meno accettati da tutti. Ancora, nel codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione sono contemplati provvedimenti amministrativi di competenza del questore, sono stati ricordati questa sera, che per quanto mi riguarda mi fanno davvero cadere le braccia. Io non riesco nemmeno a accettare che in un ordinamento democratico ci siano misure di questo genere, dovrebbero essere proprio cancellate. E mi sembra incredibile non solo che siano previste misure di questo genere, ma mi sorprende l'ampiezza di applicabilità, che è straordinariamente grande. Di fatto, in nome della tutela di un non meglio definito ordine pubblico, un'autorità amministrativa di polizia può incidere direttamente, senza mediazioni, sulla libertà di circolazione e di residenza dei cittadini. Il testo del decreto legislativo 159 del 2011 è noto l'elenco dei destinatari delle misure. Fra questi vi sono, fra gli altri, ultimi in coda, ma sono aggiunti in maniera appropriata nell'intenzione di chi ha voluto scrivere queste norme, vi sono coloro che per il loro comportamento deve ritenersi che siano dediti alla commissione di reati, anche se non sono intervenute sentenze di condanna, nemmeno di primo grado, e comportamenti che mettono quindi in pericolo la sicurezza, la tranquillità pubblica. E costoro, se si trovano fuori dal luogo di residenza, abbiamo sentito questa sera, possono essere rimandati al loro paese con foglio di via obbligatorio, con il divieto di fare ritorno per un determinato periodo nel comune dal quale vengono allontanati. Ecco, vedete, da sempre, non c'è un'invenzione 2015, da sempre esistono settori del diritto come quello delle misure di prevenzione o delle misure di sicurezza costruiti con riferimento non ad accertate condotte specifiche di un determinato soggetto, ma sostanzialmente a tipi di autore, a quelli che vengono definiti tipi di autore, cioè quei soggetti che vengono considerati refrattari per ragioni diverse al rispetto delle normali regole di convivenza. Torno a dire, secondo me in un ordinamento democratico previsioni di questo genere non ci dovrebbero essere. Quando poi li si va a vedere nella loro applicazione concreta si rimane davvero stupefatti e viene da porsi alcune domande che propongo anche a voi. Intanto, è rispettosa della Costituzione una normativa di questo genere?
e della direttiva dell'Unione Europea del 2004 sulla libera circolazione dei cittadini comunitari, questa normativa può essere, con riferimento a queste direttive, può essere accettata? Se non erro, non sono uno specialista di diritto internazionale, ma se non erro, per la normativa europea, se gli Stati membri dell'Unione possono limitare la libertà di circolazione di un cittadino comunitario anche per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica, tuttavia nei provvedimenti adottati per questi motivi deve essere intanto rispettato un principio di proporzionalità e poi con una precisazione che arriva da questi principi europei, e cioè la sola esistenza di condanne penali, si dice, non giustifica automaticamente l'adozione di queste misure. Figurarsi, dico io, una situazione nella quale nemmeno c'è una condanna penale, ma semplicemente una denuncia. Il comportamento personale deve rappresentare una minaccia reale, attuale, sufficientemente grave da pregiudicare un interesse fondamentale della società. Un'indicazione di questo genere fa comprendere come anche a livello europeo intanto si ammettono queste misure, in quanto ci si riferisce ad altri soggetti rispetto a quelli conosciuti e di cui si parla in questa sede. Giustificazioni estranee al caso individuale o attinenti a ragioni di prevenzione generale non possono essere accettate. Ma poi, da sempre, le misure di prevenzione hanno sollecitato dubbi in relazione alla loro conformità alla Costituzione. Vi dirò che la dottrina giuridica, la cultura giuridica in larghissima misura ha espresso l'opinione che queste previsioni andrebbero cancellate, che non corrispondono all'anima della Costituzione italiana, e questo soprattutto con riferimento alla libertà personale. Di questo, vedete, alcuni giudici hanno tenuto conto. Voglio citare qua una sentenza di un TAR, di un giudice amministrativo, il TAR di Trento, una sentenza un po' vecchiotta, ma che è interessante perché, premesso che il foglio di via obbligatorio costituisce un provvedimento caratterizzato da un'ampia discrezionalità, di natura così fortemente restrittiva, che comporta immediati e sconvolgenti effetti sulla sfera giuridica e personale, questa sentenza dice che per questo, prima della sua adozione, è necessario procedere a una attenta, stringente indagine. Dunque un'indagine stringente, attenta, su tutti gli elementi che giustificano l'adozione dell'atto. Se manca un concreto accertamento sull'attualità della pericolosità fondato in riferimento alla situazione di fatto in cui il soggetto è venuto a trovarsi, il provvedimento è nullo, dice quella sentenza, che infatti ha annullato quel provvedimento che era stato portato alla sua attenzione. E la sentenza citata ricorda che l'obbligo della motivazione dei provvedimenti amministrativi non può esaurirsi in enunciazioni generiche, formule di stile, né in semplici richiami alle segnalazioni dell'autorità di polizia. Si dice è compito di chi è sollecitato ad adottare un provvedimento come il foglio di via, è compito di svolgere un'indagine su quelle che sono state le conseguenze davanti all'autorità giudiziaria delle segnalazioni di polizia, e non semplicemente dire c'è stata questa segnalazione. Bisogna anche chiedersi che effetti ha avuto prima di adottare il provvedimento. Ebbene, leggendo alcuni recenti provvedimenti padovani, non mi è sembrato che ci si sia attenuti a questi principi. Ad esempio, alle conseguenze delle segnalazioni di polizia, almeno nei provvedimenti che ho potuto scorrere, a queste conseguenze in questi provvedimenti non si fa cenno. Ci sono state delle segnalazioni, ci sono state le denunce, cosa ne è stato? E chi lo sa? Tra l'altro, e mi avvio alla conclusione, per gli studenti iscritti all'università si tende a liquidare questa circostanza che per sua natura dovrebbe essere già di grande rilevanza, perché riguarda, come devo dire, un diritto fondamentale di una persona di svolgere gli studi dove ritiene di doverli svolgere. Ebbene, si tende a liquidare la circostanza dicendo che la cosa non è seria,
che l'interessato non dà esami o cose di questo genere. Come se qualcuno decidesse di affrontare la spesa non trascurabile delle tasse universitarie per togliersi lo sfizio di poter creare un giorno dei disordini per le strade della città di Padova. È una cosa, voi comprendete, alquanto illogica, diciamo così. E concludo, di tutto quello che abbiamo detto, che si può dire, è auspicabile che siano consapevoli i giudici, quelli ordinari che trattano i processi penali, quelli amministrativi che trattano appunto dei provvedimenti amministrativi come il foglio di via, che siano consapevoli dei valori sociali, prima ancora che normativi, che sono in gioco, delle condizioni dei soggetti colpiti dalla crisi, delle ragioni che muovono una serie di soggetti a mettere in atto iniziative che escono dagli schemi tradizionali del confronto politico e del rispetto che è dovuto alla sostanza dei principi costituzionali. Per quanto mi riguarda, questo è davvero auspicabile.